Nuovo successo per l'Accademia Calcio Roma, che quest'oggi si è giudicata il big match di giornata contro un Monte Spaccato, che si è presentato a via di Settebagni rimaneggiato e senza troppe pretese, con il passo per i playoff già nelle tasche di Mister Ciambella. Fin dai primi minuti si capisce quello che sarà l'andazzo del match. I padroni di casa si vanno avanti già al quarto, Cameon fila per Maturani, che dall'altezza della lunetta non inquadra la porta. Lo giro di lancette più tardi, Bartolo apre sulla sinistra per Brighi, che pesca Maturani, il cui destro dalla distanza non c'entra il bersaglio. All'ottavo, l'11 di Ronconi reclama un calcio di rigore. Cameo trova Brighi sulla sinistra, il numero 11 entra in area e si accentra, pronto a calciare, mentre viene entrato Serra che ci mette la gamba e afferra l'attaccante della formazione di casa. Per il signor Tarandolo di Cassino è tutto regolare. Al 31esimo, la rimessa laterale di Baldacci pesca Maturani, che dopo sezione defilata conclude costringendo Failla a deviare in angolo per allontanare il misterioso pallone dall'area del Monte Spaccato. Al 41esimo, Baldacci trova Brighi che viene di nuovo atterrato da Ragosta. Stavolta il direttore di gara indica senza esitazione il dischetto. Agli 11 metri si presenta Cameo che trova la pronta respinta di Zannoni, che rimette la palla però proprio sui piedi del numero 8 di Mister Ronconi, che deve solo ribadire 3. È solo pochi minuti dal duplice fischio che Monte Spaccato entra per la prima volta nell'area avversaria. Lungo l'asse di destra, Nicolai riceve da Scarlatti e apre sulla sinistra per Petrucci, sul cui destro Peri è reattivo. La ripresa si apre con una brutta tegola per l'11 di Ciambella. Al quarto d'ora gli ospiti si ritrovano con l'uomo in meno a causa delle espulsioni di Capitan Failla, che riceve il rosso diretto per una brutta entrata sul modesto. Nonostante l'inferiorità numerica, il Monte Spaccato prova a fungere. Al 19esimo, la punizione di porta attraverso tutta l'area prima di arrivare tra i piedi di Alberghini, che da due passi conclude, ma trova Peri a sbarrargli la strada. L'ingresso in campo di Ferrara per l'Accademia sembra dare una nuova spinta ai padroni di casa. Al 24esimo, il numero 14 riceve da Cameo, trasto al centro per Degliani, che di testa manda alto. Ed è proprio una combinazione tra i due che 5 minuti più tardi arriverà al raddoppio. Cameo apre sulla sinistra per Ferrara, che entra in area, salta su tacchi e conclude. Zannoni respinge ma non blocca, la palla arriva a Degliani che deve solo metterla dentro. Al 31esimo il pressing asfissiante di Ferrara rischia di costare caro. Il numero 14 intercetta una ribattuta di Zannoni e colpisce violentemente di testa, facendo correre un lungo brivido lungo la schiena di Ciambella, ma soprattutto facendosi male. Ferrara sembra per riprendersi e sarà ancora lui tra i protagonisti assoluti della terza rete, mettendo in bilancio il passo al centro di Degliani che beffa Pomonale e firma la sua personale doppietta, quando il cronometro segna il minuto 36. Finisce qui con l'Accademia Calcio Roma che conquista 3 punti importantissimi e a cui serve solo la matematica dalla propria parte per blindare il terzo posto e per festeggiare l'accesso alle fasi finali.